Si è svolta dal 30 settembre al 2 ottobre la 42esima edizione della FAM, la Fiera Agroalimentare del Mediterraneo. Sono stati 3 giorni interamente dedicati all'agroalimentare di qualità, tra mostre, convegni e appuntamenti didattici e degustazioni. Il taglio del nastro è stato affidato al sottosegretario di Stato alle politiche agricole Giuseppe Castiglione e all'assessore regionale alle politiche agricole e alimentari Antonello Cracolici, alla presenza delle massime autorità della provincia Iblea. Sì, Ragusa è una città intraprendente, la provincia più, come dire, più agricola e più anche che ha vissuto più innovazione nel settore agricolo e agroalimentare, quindi la fiera è un momento espositivo, è una vetrina che mette in mostra ciò che ha, ma diventa attrattiva per ciò che potrà avere. Il sottosegretario Castiglione ha spiegato tutti gli incentivi che il governo nazionale ha messo in campo per il mondo agricolo. Ma abbiamo lavorato in questi anni per rilanciare il settore agricolo, per rilanciare i dati economici di un'agricoltura che è sempre più competitiva, di un'agricoltura che punta sempre più sulla ricerca. L'anno scorso misure di carattere strutturale, abbiamo investito più di 800 milioni di euro per l'eliminazione dell'IMU e dell'IRAP agricola. Ieri l'annuncio che per la prossima stabilità elimineremo anche l'IRPEF di parte agricola, quindi lavorare prima di tutto sulla misure strutturale, sul rilancio dell'agricoltura, sul rilancio dell'agroalimentare. Presente anche il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, che ha sottolineato l'importanza che ha questa fiera per un confronto sul mondo agricolo. È una vetrina fondamentale per i nostri allevatori, per il nostro settore zootecnico, per l'agricoltura. Siamo una provincia che ha 2 pilastri fondamentali, tutto il mondo dell'agroalimentare e tutto il mondo del turismo. Sono due settori che per noi sono fondamentali, che sono il motore della nostra economia, quindi credo che sia un'occasione fondamentale per scambiarsi buone prassi, per aggiornamenti professionali, per una riflessione sul mondo dell'agricoltura, perché è anche un momento in cui ci si può ritrovare anche il mondo politico per trovare soluzioni e discutere delle problematiche che purtroppo affliggono in modo particolare anche in questo periodo l'agricoltura. Soddisfatti i vertici della Camera di Commercio. Che abbiamo appena finalmente inaugurato questa 42esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, come lei ha detto, molte veramente le presenze autorevoli e istituzionali. Evidentemente questo appuntamento è diventato un appuntamento importante per l'economia di questo paese e quindi insomma merita l'attenzione di quanti poi lavorano per questo paese, per lo sviluppo economico dello stesso. Il presidente Giannone ha sottolineato come questa fiera negli anni sia cresciuta diventando sempre più importante. La fiera c'è, lo vedete tutto, si vedrà attraverso i mezzi di comunicazione ed è una signora edizione della fiera. Gli stand e i reparti sono pieni, più che mai. Il prossimo anno? Prepariamo non soltanto una fiera della 43esima edizione, ma prepariamo la edizione della fiera che sarà quella della Camera di Commercio accorpata Catania-Siracusa-Ragusa, che dovrà essere raddoppiata non soltanto nella quantità, ma anche nella qualità, nella rappresentatività del territorio, delle eccellenze, di tutta un'area vasta, così come viene definita l'area vasta di cui ci stiamo occupando, in cui alle eccellenze iblee, non più Ragusa, diciamo iblea, che è un concetto un po' più ampio, si associeranno quelle etnee, quelle retusee, quelle del Calatino, eccetera, con una ricchezza di produzione, con una ricchezza di innovazione e di presenze anche sul mercato nazionale e mondiale che ha pochi consimili. I numeri sono stati da record, più di 140 espositori presenti, oltre 200 i capi di bestiame in mostra e ben 6.000 metri quadrati adibiti all'esposizione di attrezzature e materiale agricolo.